solo un problema di tempo, cioè non è un problema di se, ma solo di quando. Io faccio su questo faccio sempre un esempio. Nel 2007 la copertina di Forbes dichiarava chi riuscirà a vincere, a sconfiggere il re Nokia. Nokia raggiungeva 1 billion di clienti nel 2007. Oggi faccio una domanda, chi di voi ha un cellulare Nokia? Nessuno. Quindi è un problema di tempo, è un problema di... e credo che oggi il nostro compito è farvi capire anche che non c'è più tempo da aspettare, bisogna iniziare. Ma come si inizia? Come si fa chiarezza? Innanzitutto parto da una riflessione che faceva Marco. Ogni azienda ha il suo percorso, non esiste un abito unico, esiste sempre un abito sartoriale che dipende dal settore di appartenenza, dal mercato, dalla posizione geografica, dalla grandezza dell'azienda, dalla realtà in cui vive. Noi come lo affrontiamo? Lo affrontiamo essenzialmente partendo da un sistema di misurazione che non è un rating, ma è solo un sistema che noi utilizziamo, che tra l'altro è stato anche certificato da GRI, che è il sistema di standard riconosciuto, che ci permette di fare, diciamo, di conoscere lo stato di salute iniziale dell'azienda. Con quello strumento noi facciamo una fotografia dello stato iniziale e lo compariamo con quello che sono gli standard di settore. E lì utilizziamo gli standard SASB, che sono di provenienza americana. Perché lo facciamo di settore? Perché avendo un punto di riferimento possiamo dire all'azienda: tu parti da qua, devi arrivare qua. Lo facciamo attraverso le realizzazioni, quindi di una gap analysis iniziale, quindi di una valutazione del gap, e di un piano che ti permette nel medio, nel breve, nel medio e nel lungo di colmare questo gap. Questo è il disegno strategico di sostenibilità. Quindi l'azienda riceve da questo criterio di misurazione, da questo sistema semplice di dialogo con l'azienda, una valutazione iniziale e un disegno di un percorso. Poi, attraverso anche un progetto che abbiamo lanciato 1 anno e mezzo fa, che è il polo della sostenibilità, siamo in grado di accompagnarli attraverso erogazioni di servizi che facciamo internamente con le aziende partecipate o esternamente con partner. Uno di questi è Acomea, siamo qui oggi perché abbiamo iniziato un dialogo su alcuni progetti comuni, e lo facciamo poi attraverso quello che sono i passi successivi, quindi la rendicontazione, il report, che ormai diventa obbligatorio per le grandi aziende, ma dovendo fare due diligence e rendicontare i dati delle piccole aziende anche su quelle più piccole. Lo facciamo sulle energy e sul carbon management, e anche lì, lo diceva prima Marco, quando si calcolano le emissioni in atmosfera, fino a ieri si parlava di emissioni considerando solo quelle che vengono chiamate scope 1 e scope 2, quindi quelle dirette e quelle dalle fonti energetiche. È fondamentale analizzare anche lo scope 3, quindi tutto quello che è il mondo della catena, che rappresenta in alcuni settori fino all'85% della quantità. Se quindi io avevo calcolato le mie emissioni, prima avevo calcolato solo quelle mie e avevo dimenticato o non avevo considerato quelle esterne, oggi devo considerarle perché la normativa me lo chiede ed è sempre più stringente, perché si faranno dei controlli, perché ci saranno degli organismi di controllo per verificare che quando un claim è sono carbon neutral o sono net zero, sono effettivamente carbon neutral o net zero. Per poterlo fare devi affrontare il discorso in maniera concreta. Noi siamo in grado quindi di fare tutti questi passi, di accompagnare per mano le aziende, e i nostri piani di lavoro sono triennali. Quindi se vogliamo parlare di qualcosa che succederà tra 3 anni, dobbiamo partire adesso. Quindi c'è un tema di urgenza, c'è un tema di compliance, c'è un tema di mercato, ma c'è un tema anche di scopo. Il nostro scopo, e qui chiudo, è accompagnare le aziende nella trasformazione sostenibile creando valore. L'obiettivo è creare valore alle aziende, altrimenti stiamo sprecando risorse, le stiamo buttando dove non servono. Creiamo valore accompagnandole verso un percorso virtuoso che viene riconosciuto dal mercato.